è il nostro obiettivo. E lo facciamo in un luogo che è un po' il cuore di questa città. Poi lo vedremo, in epoca antica, nel nostro territorio, in quello che oggi è il territorio di Santa Maria, esistevano diverse realtà urbane. E oggi c'è soltanto Santa Marinella, ma qui, dove insiste il castello Odescalchi, è il posto da cui è partita la Santa Marinella moderna. Quando nel 1887 la famiglia Odescalchi, se non vado errato, comprò questo castello e lo sistemò con Baldassarre Odescalchi, da lì è cominciata poi la storia che ha portato la città ad essere quella che oggi è, in un tempo brevissimo, in un territorio che per millenni era stato praticamente quasi spopolato. Io sono rimasto impressionato leggendo un po' adesso in questi ultimi giorni i vari documenti che abbiamo giù al museo. Sono rimasto impressionato perché nel 1853 qui, Castello Odescalchi e Borgo circostante, ci sono 126 persone. Questa, diciamo, è la Santa Marinella del 1853, che non è nella preistoria, un'epoca romana, etrusca, tutto sommato poco tempo fa. 26 famiglie per un totale di 120 e qualcosa persone. Quindi da questa realtà della metà dell'Ottocento arriviamo alla Santa Marinella moderna, in tempi brevissimi, in pochissimo tempo è nata una città molto popolosa. Con il contributo di tutta Italia e recentemente, oserei dire, di tutto il mondo. Questo è un fenomeno che nel litorale nord di Roma lo troviamo dappertutto, lo troviamo alla Dispoli, pensate. Ma già nell'Ottocento, nelle relazioni che abbiamo trovato, la popolazione di Santa Marinella era fatta soprattutto da pescatori, che però venivano dal sud, venivano spesso, sappiamo, consolani, venivano dal Napoletano, da quelle zone lì, da contadini. Contadini era l'altra componente sociale di questa città, che erano gli unici che avevano le famiglie, che avevano le donne, che avevano i bambini, perché i pescatori invece venivano e tornavano. Invece quelli che abitavano qui erano i contadini con la famiglia. E c'erano poi questi lavoranti occasionali che venivano per lavorare nelle stagioni buone, diciamo, per poter partecipare alle attività agricole. Venivano e poi andavano via. Il risultato, anche a Cerveteri, questo succedeva anche da altre parti, era uno spopolamento sostanziale del territorio. Ma questo territorio non è mai stato così. Nell'antichità, magari lo sapete meglio di me, il territorio era intensamente popolato, soprattutto nella fase romana, e prima ancora in quella etrusca. Quindi c'è in realtà da ricostruire, in questo corso l'ho pensato per questo motivo, per cercare di riallacciare un po' i fili a tutte le generazioni che ci hanno preceduti nell'utilizzo di questi spazi importanti, perché il territorio significa geografia, quindi significa gestione delle risorse idriche, dei terreni, delle costruzioni, insomma tutto un insieme di rapporti importanti che vanno curati, che vanno portati avanti. Come giustamente diceva prima il sindaco, è la memoria storica quella che unisce tutto. Cioè, è importante conoscere ciò che è successo nei tempi più recenti, ma anche indietro nei millenni, perché è tutto collegato da un filo unico, dalle generazioni preistoriche a oggi siamo tutti figli di... e quindi c'è questa memoria storica che è l'unica cosa che ci unisce tutti. Io ragionavo su questo, no? Vengono persone in epoca più... diciamo, nel passato recente, dalle Marche, dall'Umbria, magari da Veneto, da tanti posti diversi, con culture diverse, con origini diverse. E l'unica cosa che unisce tutti questi, pensate a quelli che oggi vengono dall'Africa o vengono dall'Asia, in Italia o qui anche a Santa Marinella, l'unica cosa che li può unire a tutti è la coscienza della memoria storica di questo luogo, perché c'è solo quella, non ce ne stanno altre. Quindi la storia è l'unico elemento che unisce tutte le diversità. Questo è il concetto base che mi ha sempre colpito, perché poi è stato sempre così. Soprattutto in luoghi come questo, un territorio aperto sul mare con i porti, no? I porti di Castronovo, di Virgi e gli altri che c'erano. È chiaro che qui c'è sempre stato un avvicendamento di gente da tutto il Mediterraneo, poi durante il corso lo vedremo per Virgi, per altri siti, veniva gente da tutto il mondo dell'epoca. Fenici, greci, liguri, siculi, c'erano di tutto e si incontravano qui per motivi di commercio, per tanti altri motivi, ma era un'umanità diversificata che trovava qui l'interesse, diciamo, economico e commerciale
e quindi si stabiliva e quindi creava il popolamento del territorio, ma venivano dai posti più diversi, esattamente come oggi. Quindi non c'è da meravigliarsi sul fatto che la popolazione sia diciamo eterogenea, con persone, con culture, con origini, cose diversissime fra loro, ma quello che unisce tutte queste persone che sono venute qui e non in un altro posto è la storia di questo posto, è l'unico elemento che unisce tutti e su cui è appunto importante insistere. È importante insistere per un semplice motivo, perché il cemento ideale di una comunità è creato dalla coscienza della memoria storica. Quando uno è cosciente di quello che è successo prima, c'è una marcia in più rispetto a tutti gli altri, perché hai coscienza del tuo passato e in base a quello puoi programmare, capire intanto il presente in cui vivi e poi forse pensare in maniera intelligente a un futuro migliore magari rispetto a quello che è il presente o quello che è stato il passato. Ecco, questo è lo spirito con cui ci siamo proposti di organizzare questo corso, per dare informazione ai cittadini, soprattutto a quelli più giovani. Mi fa molto piacere che ci siano ragazzi giovani anche all'interno di questo gruppo, perché sono quelli che poi saranno i cittadini del futuro, e quindi è importante che sappiano la storia del territorio dove abitano. Poi c'è un altro motivo importante, e cioè che Santa Marinella ha un patrimonio storico e archeologico e monumentale spaventoso. Noi non ne siamo coscienti più di tanto, spesso e volentieri, ma dentro a questi pochi chilometri di lunghezza di territorio si concentrano resti archeologici, monumentali, storici, incredibili, veramente di primissima importanza a livello, bisogna dire, anche mediterraneo, oltre che nazionale. E quindi anche questa è la sfida che l'amministrazione sta portando avanti, di valorizzare queste cose e di poterle trasformare in un'occasione di sviluppo, di lavoro per le persone. Pensate al Castello di Santa Serena, ma pensate anche a tutto quello che è patrimonio che potrebbe essere valorizzato per un circuito turistico particolare, diverso, perché è chiaro che tutti vanno al mare, ma al mare tra affittare una casa a Santa Marinella o andare alle Seychelles, insomma, oggi non è che c'è tanta differenza, per cui quello che cambia è la qualità del prodotto, e il prodotto di qualità è questo, è quello culturale, ormai è chiaro, no? Tutti l'hanno detto, tutti ne parlano, però poi alla fine bisogna stringere su questi argomenti. La valorizzazione degli aspetti culturali e storici è la risorsa nostra dell'Italia, non solo di Santa Maria, dell'Italia per il futuro. Se si capirà questo, forse avremo un futuro diverso. È inutile pensare di competere con l'India o con la Cina, con l'industria e con le cose. Noi abbiamo soltanto questi beni culturali, non abbiamo nient'altro in Italia, poi di vero di importante e di profondo. Abbiamo dato in là tutta l'Europa, e attraverso l'Europa praticamente a mezzo mondo, come italiani e come europei, non riusciamo a valorizzare queste cose come dovrebbero. Allora, quindi, storia e archeologia di Santa Maria del suo territorio, organizzato dalla città di Santa Marinella, dal Museo Civico del Mare della Navigazione Antica, dai volontari del gruppo archeologico del territorio Cerite, che ringrazio in primis perché sono loro che poi hanno curato ora tutta la logistica, tutta l'organizzazione di questa serata, e non solo di questa serata, di tutto il corso, e che è un'associazione presente nel nostro territorio con oltre 300 soci, 85 sono di Santa Marinella, stiamo scavando a Castronovum, a Pirgi, sulle mura poligonali. È un'associazione importante del territorio che è bene appunto riconoscerla e valorizzarla. E ovviamente il Castello De Scalchi di Santa Marinella, che di nuovo ringrazio Carlo De Scalchi con tutto il suo staff per averci accolti e per aver dato la possibilità di creare questo evento, che francamente io sono emozionato in questo momento, perché di corsi ne abbiamo fatti tanti dappertutto, in mezzo mondo eccetera, però un corso così a Santa Marinella con 172 persone iscritte, poi parecchi si sono bucati senza iscriversi, ma comunque francamente io neanche le più rose previsioni potevano immaginare una cosa del genere. E sono contento che l'amministrazione questa cosa l'abbia capita, l'abbia sposata e la stia portando avanti con grande entusiasmo, perché il Museo Civico e la Biblioteca di Santa Maria sono i due poli culturali importanti di questo territorio, che possono essere i punti di riferimento perché, e chiudo questa introduzione, poi cominciamo a parlare delle cose più non serie, più appropriate. Io penso che la cultura sia una delle poche cure che esistono ai mali del nostro tempo, come anche altri hanno detto, non è una novità, il leggere un libro, l'interessarsi della storia, di ciò che è successo in un certo periodo nei secoli, ci rende più liberi e ci rende più cittadini, in senso antico del termine, no? I cittadini
sono quelli che partecipano alla cosa pubblica, che sono profondamente addentro alla conoscenza del luogo che abitano. Se no siamo persone che passano così nel nulla, escono dal nulla e vanno nel nulla. Invece dobbiamo lasciare una traccia di quello che è il nostro transito in questo, in questa vita, in questo territorio. Direi di cominciare a questo punto con alcune immagini che sicuramente parecchi di voi già conosceranno. Io le ho prese dalle varie pubblicazioni che sono state fatte anche qui, nella Biblioteca di Sant'Agnella ci sta di tutto, quindi chi volesse approfondire queste tematiche di cui parleremo durante il corso trova la Biblioteca di Sant'Agnella come punto di riferimento e il Museo Civico. Noi siamo al Castello di Santa Severa, abbiamo anche noi una biblioteca specializzata di storia e di archeologia con quasi 4.000 volumi, quindi sul territorio, su quella che è la storia, e molte di queste cose di cui parlerò le potete trovare quindi alla Biblioteca di Sant'Agnella o giù da noi al museo. Questo dicevo perché di bibliografia ce ne sta tantissima e quindi cercherò di essere sintetico. Ecco, questa Santa Marinella nei primi anni del Novecento è il porticciolo, qui, sotto al Castello de' Scalchi, diciamolo subito, nel sito dell'antica Punicum, e anche qui poi ne parleremo di questa Punicum che tutti pensano ai fenici, ai cartaginesi come punici, mentre invece probabilmente è un punto di riferimento topografico, ad malum punicum, ce ne stanno tanti di nomi così nell'antichità, e cioè all'albero di melograno, è un punto di riferimento il nome probabilmente di questo luogo, ed è il punto di riferimento, vedete qui, per le varanze. Queste sono le varanze che fanno la pesca lungo tutto il litorale tirrenico e usano il porticciolo di Sant'Agnella, che è schermato, che è riparato dalle condizioni marine, dalle correnti e dai venti, per stazionare. Ma questa è una cosa che potete vederla qui in epoca romana, probabilmente anche in epoca etrusca, insomma c'è sempre stato il punto di approdo qui. Quindi Sant'Agnella è un punto di approdo, punto di arrivo delle persone. E già questo l'apre automaticamente al Mediterraneo, perché non si ragiona in termini di costa e tale, qui ci arriva gente da tutto il Mediterraneo, da sempre. Ed ecco quindi le origini con il castello de Scalchi e con l'umanità che vive su queste barche, che viene dal sud Italia, spesso e volentieri viene da altri posti per venire qui a lavorare. E la chiesa, il castello, insomma le immagini, Santa Maria era tutta qui. Lo saprete magari meglio di me, però ecco, se capitavate da queste parti alla fine del XVI secolo, quindi alla fine del 1500, questa è una mappa abbastanza nota, insomma, del territorio, questa è Santa Marinella, il Castello de' Scalchi, punto, non c'è nulla. Sì, non era de' Scalchi ovviamente, però ecco, vedete però il punto ridossato, il punto di approdo che serviva per le imbarcazioni, è sempre stato così, probabilmente dalla preistoria a oggi. Ecco, apro una breve parentesi, il nostro territorio, il territorio di Santa Marinella, ormai ha restituito tracce di frequentazione umana che rimontano almeno al Paleolitico Medio. Quindi stiamo parlando di circa 300.000 e 50.000 anni fa, ci sono tracce di industrie umane, di manufatti, poi li vedremo, che almeno dal Paleolitico Medio attestano la frequentazione di questo tratto di territorio. Poi nel Neolitico, nell'età del bronzo, nell'età del ferro, con gli Etruschi, tutta l'epoca romana, l'Alto Medioevo, e arriviamo fino ai giorni nostri. Ma è quindi un territorio frequentato da sempre, in funzione delle risorse che questo territorio ha offerto alle generazioni che si sono succedute. È un territorio che è cambiato nell'arco di migliaia e migliaia di anni, noi lo vediamo così, ma insomma qualsiasi geologo mi insegna che è quello che vediamo oggi non è sempre stato così, anzi tutt'altro. Esempio molto piccolino che poi vi riprenderò nelle prossime lezioni: se capitavate da queste parti 14.000 anni fa, non è un tempo così lontano dal punto di vista geologico, 14.000 anni fa è l'altro ieri, per chi si occupa di queste cose, 14.000 anni fa stavate qui sul giardino del Castello de' Scalchi, guardavate verso mare, per arrivare alla spiaggia dovevate camminare 11 km, scendere di quasi 90 metri, quella è la linea di costa su cui camminavano gli uomini di 14.000 anni fa, nel Paleolitico Superiore, alla fine dell'ultima glaciazione. E per dirvi quella che è stata la variazione in base ai dati dell'Enea, questi non me li sono inventati ovviamente io.
Quindi un territorio che continua a cambiare nell'arco di migliaia di anni e che sta continuando a cambiare, no? Il problema dell'erosione marina è quella, sarà inesorabile, ma prima o poi è chiaro che la costa sarà sempre sommersa, insomma noi per fortuna non ci saremo più da migliaia di anni, però i monti della Tolfa 1,5 milioni anni fa stavano sott'acqua, quindi ecco, c'è questa, la nostra, diciamo, umanità che ragiona in termini di 80 anni, questi processi ovviamente non li considera, non li vede, ma è sempre stato così e normalmente lo sarà per sempre. Ma andiamo avanti. Quindi Castello de' Scalchi come unico punto di riferimento, zona portuale e strutture in mare, vedete, poi ne riparleremo, ma adesso non voglio scendere in dettaglio. C'è chi dice che quello era il molo di Urbano VIII, ma quello è il molo probabilmente invece romano. Urbano VIII ha pensato di ricostruire, ma poi non l'ha più fatto. E quello è il molo di Punicum, il molo del romano, perché la struttura è tipica a tre diverse murature di epoca appunto romana, e poi è finito insomma di sotto dell'attuale porto. Ma ecco, ho messo una foto per onorare Baldassarre o De Scalchi, che è colui che ha avviato poi la costruzione della città moderna col suo intervento di fine 800 e di primi del 900, avendo viaggiato parecchio, soprattutto poi negli Stati Uniti, ho letto, si è reso conto di come si poteva programmare una città ex novo, e quello che ha avviato lo sviluppo turistico della città, poi alla fine, perché la sua idea era creiamo queste ville, un po' come nell'antichità, per portare le persone di Roma, i nobili dell'epoca, i ricchi dell'epoca, a godere di questo paesaggio che era ancora una sorta di paradiso terrestre a breve distanza dalla città di Roma, un po' come era stato in epoca romana. Da lì, quindi da quel castello che avete visto De Scalchi, boom, nasce la nostra città che ci ospita tuttora tutti quanti. Nell'antichità non era stato così, non c'era soltanto un territorio spopolato, come vi ho detto. Questa mappa, per chi non la conoscesse, è una delle più antiche carte stradali che ci sono pervenute dall'antichità. Questa è la tabula peutingeriana, con Roma, vedete, assisa in trono, col globo in mano, col globo, una serie di comando su tutto il mondo, con i porti alla foce del fiume, Tevere, Porto Claudio di Traiano, e tutta la viabilità, tutte le strade che partono da Roma e vanno in tutto l'impero. La geografia non è trattata in questa carta, non era loro interesse definire la forma vera dei luoghi, ma era l'interesse quello di sapere queste strade, i posti che toccavano e che distanze c'erano fra uno e l'altro, una sorta di insomma, dell'antichità. E guardate, da Roma parte una strada che si chiama Via Aurelia, percorso antichissimo. Oggi sappiamo che la Via Aurelia è un percorso che risale forse addirittura all'epoca preistoria, che già gli Etruschi avevano in qualche modo organizzato e i Romani l'hanno definita Via Aurelia, e arriva ad Alzium, che si trova dove sta il castello di Paolo oggi, alla Dispoli. Poi dopo 10 miglia tocca Pirci, castello di Santa Severa, e dopo 6 miglia arriva a Punicum, qui, esattamente qui, dove sta il porticciolo di Santa Marinella. Continua il suo andamento per altre 8 miglia e arriva a Castrum Novum, Castro Novo, e poi Centum Celis, Civitavecchia, poi prosegue. Questa mappa stradale sono 11 rotoli, è una cosa gigantesca che riguarda tutto l'impero, poi ne riparleremo anche più avanti. È per noi fondamentale perché ci ha consentito di riconoscere quali erano i luoghi che erano in questo territorio che oggi ci interessa come il territorio di Santa Marinella. Ebbene, qui c'erano due città, c'era Pirgi, castello giù, e Castrum Novum, che è a Capolinaro, Torre Chiaruccia, quella zona lì, e due insediamenti di origine antichissima, anche quelli, ma che i Romani avevano creato come colonie, ma questo non ve l'anticipo, ne parleremo quando sarà il momento. E poi c'era una stazione, una stazio cosiddetta, che era Punicum, questa, che non era una città, ma era un bel borghetto, era un porticciolo, era sicuramente un sito, dove poi in una certa fase ci sarà la villa del famoso Annio Ulpiano, no? Il giureconsulto romano, anche lì famoso, e qui esattamente dove poi sorgerà nel Medioevo il castello. Quindi due città e una stazio, dove fino a 200 anni fa non c'era più niente, c'erano 120 e qualche cosa persone.
Allora, questa carta, vi dicevo, per noi è preziosa perché ci fa vedere questi argomenti qui. Ma ora io oggi volevo fare un'introduzione molto veloce, mi sto dilungando anche troppo. Quindi Castronuovo, iniziamo da quella che ci riguarda più da vicino, poi l'approfondiremo. Castronuovo, Capolinaro, fra il Casara Librandi e Torre Chiaruccia, una città, colonia romana del 264 a.C., quindi del terzo secolo, dell'epoca delle guerre puniche, che fu scavata sotto il Papa Pio VI e trovarono dei tesori immensi, che ora vi farò vedere velocemente, e che noi insieme al gruppo archeologico Cerite, all'università di Lille 3 francese e di Amiens con la sovrintendenza archeologica, questo è un vanto anche del nostro comune, finalmente abbiamo avuto una concessione di scavo ufficiale dal ministero, una cosa più unica che rara in questo momento per la sovrintendenza, ci hanno concesso di scavare alcune zone di Castronuovo, come lo stiamo facendo come gruppo archeologico con le università francesi. E tutti gli anni a settembre c'è la campagna, quindi anche qui io la lancio l'idea, se qualcuno è interessato a partecipare alle ricerche archeologiche terrestri o subacquee, basta che ce lo fa sapere e può farlo. E Castronuovo, andiamo avanti. Dove era Torre Chiaruccia, poi distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, immaginate questo litorale dove non c'è nulla. 150 anni fa, 100 anni fa, qui non c'era niente, c'era il castello e poi queste torri di origine rinascimentale, questa è una torre che Pio IV aveva voluto, aveva costruito, poi ne parleremo anche qui, il paesaggio di Santa Marinella dell'epoca. Ed ecco, ora in veloce rassegna, poi ci torneremo anche qui, il patrimonio statuario, in questo caso, e epigrafico di iscrizioni, trovato negli scavi del Settecento, tra il 1776 e il 1779, Pio VI organizza questi scavi alla Chiaruccia, lì a Capolinaro, per scavare, purtroppo non sappiamo dove, la città di Castronuovo, e tirano fuori queste cose che oggi sono ai Musei Vaticani. Se voi andate ai Musei Vaticani e cercate le statue che ora vi illustro, vi usciranno gli occhi di fuori, perché queste statue sono tutte statue di Santa Marinella. Ecco, questa è una statua che ha il volto di Lucio Vero, dell'imperatore Lucio Vero, ma è stato messo dopo, un busto trovato a Castronuovum, Priapo, che poi è la divinità tutelare di Castronuovo, tra parentesi, andiamo avanti, guardate Dioniso, Bacco, giovane Bacco, questa è tutta roba di Santa Marinella. Il mastino, molto diffusa nelle ville romane, queste sono statue che decoravano le dimore patrizie romane che si trovavano in questo territorio. E poi Aspasia, questa fu una delle prime che trovarono, l'erma di Aspasia. E Aspasia, così, tanto per aprire una parentesi, è la moglie di Pericle, il famoso Pericle. Lei è di Mileto, una donna coltissima, esperta di retorica, di politica. In realtà Pericle, che è stato un grande greco, non so, quello ha costruito il Partenone, tra parentesi, cioè, dietro c'era questa donna qui, perché poi dietro gli uomini c'era sempre la donna che indirizza comunque questi grandi personaggi. E lei, in epoca romana, nel secondo secolo d.C., hanno fatto una copia di un originale greco, probabilmente, e stava a Castronuovo, una delle sculture più belle che sono state trovate a Santa Marinella. Castronuovo è una città, questa è un'iscrizione che è stata trovata lì in quegli anni, di un certo Atelius, vedete, figlio di Marco Capito, si chiama questo Lucio Atelio Capito, che è un duoviro. Oggi diremmo, non è il sindaco, perché erano due, insomma, che comandavano. Però era un personaggio importante, i duovi erano quelli che dirigevano la colonia, questa è una colonia romana, Castronuovum, quinquennale, duravano 5 anni, guardate che fa, Curiam, costruisce la curia, la curia è la sede del consiglio comunale, diciamo, è il posto per eccellenza pubblico, tabularium, l'archivio, la biblioteca praticamente, poi fa scenarium subeselliarum novo, cioè ha sistemato i gradini della scena del teatro. C'era il teatro a Castronuovum. E de sua pecunia, con i suoi soldi, coerali, pecunò, porticus cenacula, il portico dei cenacoli, decurionum decreto. Oggi diremmo per delibera del Consiglio Comunale. Ha fatto la delibera del Consiglio Comunale e questi hanno fatto tutti questi lavori. Andiamo avanti. Sono sponsor in realtà. Guardate quest'altro, Apollini Sacrum, sacro ad Apollo. Questa è un'iscrizione relativa a un'ara dedicata ad Apollo, quindi c'era il Tempio d'Apollo sicuramente a Castronuovum, così come il Tabularium, la Curia, tutti edifici importanti. Questo Lucio Statilio I, de sua pecunia, cose soldi, era uno sponsor della città,
questa anche aram vetustate l'abbe factatam, quest'ara che era stata distrutta dal tempo, lo mirate, eccetera, ha restaurato lui insieme a quell'altro tizio che poi è sempre un parente suo. Quindi sono dei benefattori della città di Castronovum. Andiamo avanti, non voglio far troppo lunga. Il famosissimo rilievo dei gladiatori. A Castronovum probabilmente c'era un anfiteatro insieme al teatro. E in questo anfiteatro si battevano i mirmilloni o murmilloni, questi sono delle specialità particolari di gladiatori di cui poi parleremo. E questo è un rilievo che è stato trovato a Castronovum, che noi abbiamo usato per la copertina del quaderno di cui diceva prima il sindaco, e anche il primo e il secondo volume. E questi sono gli scavi che stiamo facendo lì a Capolinaro. Quando passate lungo la strada li potete vedere lì sulla destra. Poi una cosa importante che volevo dirvi, vi accenno ora, poi ne riparleremo. Abbiamo fatto le prospezioni magnetometriche sulla città, è un sistema che serve per vedere quello che c'è sottoterra senza scavare. E sottoterra, se riuscite, poi la spiegherò meglio, ma ecco, abbiamo visto per la prima volta che cosa c'è sotto la collina vicino al Casalà di Brandi. Tutta la città di Castronovum, ancora intatta, tra parentesi, per fortuna, perché non ci hanno costruito solo, ma ecco, è un altro degli obiettivi importanti da andare a vedere. Questa è la peschiera che c'è lì davanti a Castronovum, che senza ombra di dubbio, a detta di tutti gli esperti, dei vari colloqui internazionali che abbiamo fatto, è la più grande peschiera, il più grande stabilimento per la produzione dell'allevamento del pesce in tutto il Mediterraneo. Non c'è una più grande di questa qui, è fatto per dire un'altra cosa, di Santa Marinella. È la più grande e forse anche la più antica di tutto il Mediterraneo. Chi lo sa? Nessuno, sta lì davanti, ma quando c'è la bassa marea un po' esce fuori, ma sono delle cose che abbiamo sotto casa tutti i giorni, ma che non le conosciamo più di tanto. Ecco, lavorando sott'acqua, stiamo facendo la carta archeologica sia del fondale di Pirgi che quello di Castronovum. Siamo entrati in contatto con un cittadino di Santa Marinella, Ottavio Borsone, mi piace ricordarlo, non è che è morto, però lo voglio ricordare, perché è un cittadino modello. Lui, quando è morto il papà, ha trovato dentro la sua cantina questa spada, e è venuto giù al museo, ha detto, voi c'è del museo del mare, io ho trovato questa spada dentro l'acqua, a Castronovum, davanti a casa mia, c'è la villa lì, e quindi ho voluto donarla al museo di Santa Marinella in modo che tutti la possano vedere. Beh, questa spada, che secondo lui era etrusca, poi abbiamo studiato, invece è una spada del bronzo recente, stiamo parlando del 1200-1300 avanti Cristo, e ad oggi è la più antica spada che sia stata mai trovata, non nel Tirreno, in tutto il Mediterraneo, capito? Che documenta la presenza di navigatori, forse anche provenienti da altri posti, lì a Capolinaro, nell'età del bronzo. Ecco, un'altra cosetta che è uscita fuori all'ultimo momento così, ma in maniera inaspettata, trovata a Capolinaro, la più antica spada di tutto il Mar Mediterraneo. Poi abbiamo la Castellina del Marangone, no? Altro insediamento famoso per chi si interessa di queste cose. Questa sta vicino all'uscita dell'autostrada verso Civitavecchia, nell'entroterra, al fiume Marangone, ed è un sito importante perché è stato scavato da varie università, ora sia tedesche che francesi, ecco, lo vedete, sta poco distante dal mare, con intorno tutte le necropoli, frequentato già nell'età del bronzo, e poi una cittadina etrusca, una fortezza etrusca che ha restituito le mura, che ha restituito un sacco di materiali, quindi gli scavi degli anni fa, e qui ci sono. Oh, io vi sto lanciando dei flash, ma poi ci torneremo sopra, se no sembra una cosa troppo... Questi frammenti di ceramica che vedete dipinta, geometrica, sono tra gli antichi frammenti di ceramica greca, quindi di importazione dalla Grecia, trovati in Etruria meridionale. Questi sono vasi che portano i navigatori, che portano i commercianti, diciamoli così, greci, che nell'VIII secolo a.C. arrivano qui, quando fanno le colonie giù in Sicilia, nell'Italia meridionale, cominciano a risalire e arrivano e sbarcano probabilmente alla foce del Marangone e vanno lì sulla cittadina che stava sul colle. Un altro posto dimenticato, che questo veramente penso a pochissimi, non ho neanche sentito parlare, è il santuario etrusco di Punta della Vipera. Quando entrate sotto la ferrovia, lì al triangolone, entrate sotto la ferrovia e girate a sinistra lungo la ferrovia, c'è una fratta enorme, che lì vedete in parte tagliata perché all'epoca l'avevamo ripulito più di 10 anni fa. Sotto a questo frattone immenso ci sono i resti del tempio etrusco di Punta della Vipera, scavato negli anni 60, che ha restituito materiali molto interessanti, dedicati a Minerva, era la divinità del posto,
su questo tempio i romani a un certo punto lo smobilitano e ci costruiscono una villa proprio sul tempio, riutilizzando le colonne, i capitelli dentro noi, murature, e questo sito ha restituito un altare, sta sotto la massicciata della ferrovia, un altare etrusco del VI secolo a.C., ancora parzialmente conservato, e questa è la pianta del sito, ma poi inutile che ve la spiego adesso, ma ne parleremo, è molto particolare anche come tipo di altare per i sacrifici a Minerva in questo caso. Guardate i disegni delle terracotte architettoniche che sono uscite fuori dal Ponte della Libera. Sono terracotte del IV secolo a.C., perché questo tempio è andato avanti per diverso tempo, e poi, ecco, queste sono delle laminette piccolissime, lì sono grandi, a parte la foto purtroppo un po' sgranata, le dovrò far meglio, sono delle laminette piccole così, che sono al Museo Nazionale di Civitavecchia, che siccome è talmente piccolo non l'hanno vista, l'hanno messa girate, per cui se le guardate non la leggete la descrizione che sta dietro. Però sono alcune tra le più lunghe iscrizioni etrusche, trovate in tutta l'Etruria. Queste insieme alle lamine d'oro di Pirgi, insieme a un'altra iscrizione trovata qui a Santa Marinella, dietro Piazza Civitavecchia dal Mengarelli, costituiscono un patrimonio linguistico per lo studio dell'Etrusco molto importante. Questo c'è tutto un elenco poi di cose, poi ne parleremo, che vale la pena di conoscere. E quello è dietro, insomma, uscendo verso Civitavecchia, a Prato del Mare, dove sta il passaggio che va sotto la ferrovia a Prato del Mare, seguite la ferrovia per 100 metri, c'è il santuario di Punta Alegre. Vabbè, questo si commenta da solo. Il castello di Santa Severa è probabilmente il pezzo forte del nostro territorio, perché è il posto che è abitato da sempre, dalla preistoria a oggi, che offre un patrimonio monumentale incredibile, che sta sul porto etrusco e romano di Pirgi, con tutto quello che c'è intorno, le mura poligonali del castrum, e eccolo, vede la pianta, questo è tutto il castello di Santa Severa, che occupa, pensate, soltanto un quarto di tutta la città romana di Pirgi, che a sua volta era un pezzetto di quella etrusca che arrivava fino a qua giù, dove c'era il santuario extraurbano, quasi quello famoso di Pirgi, e un sito quindi veramente di un'importanza eccezionale, per il quale ci stiamo battendo ora affinché il comune abbia degli spazi importanti. Lì c'è il museo civico da 20 anni dentro, però ora la proprietà della Regione Lazio, come comune di Santa Marinella, sindaco e tutti gli altri, ci stiamo battendo per fare in maniera che si possano avere altri spazi all'interno per il comune, affinché si possano organizzare attività culturali anche lì, eccetera. Gli scavi del santuario di Pirgi, i famosi templi, il Tempio A e il Tempio B, che sono stati recentemente ricostruiti in questa maniera, vedete qua, l'altorilievo di Pirgi, è una delle più importanti sculture della coroplastica etrusca, veramente mai trovata, che racconta dei miti, adesso non mi dilungo, poi ne parleremo nello specifico. E poi le lamine d'oro, di cui tutti parlano, famose, chi le chiama placchette, chi le chiama, le lamine d'oro di Pirgi, due scritte in etrusco e una in fenicio, questa è quella in etrusco breve, etrusco lungo e fenicio. Lo studio di queste lamine, in particolare grazie alla lingua fenicia, ci ha consentito di acquisire delle notizie importanti su Pirgi e sull'epoca etrusca e su tante cose. E anche qui un patrimonio archeologico di Santa Marinella, queste sono trovate nel territorio di Santa Marinella e sono oggi al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, insieme all'altorilievo e a tutto quel patrimonio immenso che da Massimo Pallottino in poi l'Università di Roma ha messo in luce, la sapienza giù appunto a Pirgi. Ecco, altre immagini del castello di Santa Severa. Noi in particolare auspichiamo che la rocca e la torre siano patrimonio comunale, siano date in gestione al comune di Santa Marinella per organizzare tutto quello che il comune qui dentro può fare, ed è tantissimo. Nell'ambito di questo bando che stanno preparando internazionale per la gestione del castello, è giusto che vengano date in concessione servizi come la ristorazione che è stata prevista nel borgo, o la gestione della foresteria con l'annesso sala convegni, eccetera, ma la rocca, che è proprio il monumento vero e proprio per eccellenza, la storia del castello, eccetera, quello deve rimanere pubblico e possibilmente in uso, in gestione al nostro comune. Nel castello ci sono dei capolavori come questi, il famoso affresco della cappella Battistero, la chiesa in realtà di Santa Severa, che qui è raffigurata, una delle più antiche raffigurazioni di Santa Severa, Santa Lucia,
un dipinto attribuito alla scuola del pittore Antoniazzo Romano, quindi insomma, un pittore importante della fine del XV secolo. Durante i lavori di ristrutturazione abbiamo trovato i resti della chiesa più antica di Santa Severa, quella paleocristiana del V secolo, ovviamente dopo Cristo, ancora conservata con le tre navate, con l'abside centrale, pensate, conservata per 3 metri d'altezza con le colonne ancora in piedi, perché era semisotterranea e quindi l'hanno riempita di terra quando l'hanno abbandonata alla fine del XIV secolo, facendone una discarica, una malagrotta del castello di Santa Severa, dove dentro c'è andato a finire tutto quello che questa gente usava dentro casa, e quindi dai gioielli alle monete, alle armi, ai piatti, agli avanzi di pasto, tutto abbiamo trovato, tutto quello che era lì del castello. E tutto questo materiale, gli abbiamo detto anche alla regione, dobbiamo in qualche modo valorizzarlo all'interno del castello, creando un posto che ne racconti tutte queste storie. Abbiamo restituito Santa Severa alla realtà, perché Santa Severa, che è una santa del nostro territorio, era stata tolta dall'elenco dei santi, dalla chiesa stessa, perché dicevano appunto non c'è la chiesa più antica, la tomba, eccetera. E invece con questa scoperta abbiamo detto, guarda, il culto di Santa Severa l'avranno pure inventato, però l'hanno inventato nel V secolo, parecchi anni fa. E allora è una cosa questa che andrà recuperata, lei fu flagellata sulla spiaggia, per raccontare. E fino agli anni 50 veniva portata in processione la statua di Santa Severa. Quindi la Santa Severa la portavano al castello e viceversa, era un culto molto sentito. Dagli anni 60 in poi è finito. Dentro al castello abbiamo trovato i resti dell'insediamento medievale, con sotto i resti di addirittura di un forno da pane del VII secolo d.C. e la necropoli, o meglio il cimitero. Intorno a questa chiesa paleocristiana di Santa Severa abbiamo trovato e scavato 440 tombe, con tutti gli scheletri intatti, che sono un obiettivo ora di studio incredibile per l'Università di Roma Tor Vergata. C'è tutto uno staff di studiosi loro che li sta studiando nei minimi dettagli per ricostruire le caratteristiche di una popolazione medievale dell'Italia centrale, ma unica anche questa nel Mediterraneo. Cioè non c'è un altro posto in tutto il Mediterraneo in cui sono stati scavati così tanti scheletri umani di un certo periodo, che ci consentono di sapere tutto di loro, le malattie, quanto erano alti, quando morivano, tutto quello che era la vita di queste persone. Ecco, altre immagini dello scavo, andiamo avanti, e questo è un sacco di cose più importanti e suggestivi di cui poi ne parleremo. E arriviamo a parlare velocemente, perché mi sto dilungando troppo, a discutere un po' delle altre presenze archeologiche e storiche di Santa Marinella. Abbiamo detto l'Astronnovum, abbiamo detto il castello di Santa Sera, è importante, ma tra queste località esiste Punicum, e quindi il castello De Scalchi, con quello che c'era prima del castello De Scalchi, qui. E nel 1838 la duchessa di Sermoneta, donna Teresa Caetani, fa degli scavi qui, in questo luogo che ci ospita, trovando delle cose incredibili. Trova due mosaici bellissimi, uno è questo che vedete qui, con Orfeo che canta e chiama tutti gli animaletti intorno a sé, Orfeo, e trova una galleria che conduce a una grande stanza con un'esedra, dove entro, davanti a questa esedra era caduto per terra questo signore qui, Meleagro. Questo è il famoso Meleagro, il cacciatore del cinghiale calidonio, in una replica romana, probabilmente della prima epoca imperiale, ma di un originale greco attribuito al famoso scultore Scopas. Quindi è una scultura molto importante. Purtroppo questo materiale fu venduto all'epoca, quando ancora non c'erano le leggi che tutelavano il nostro patrimonio, ed è finito a Berlino, allo Staatliche Museum di Berlino, e sta lì insieme a questo pezzo importantissimo. Quindi dal castello qui viene questo. Trovarono vicino a qui, alla zona probabilmente più verso il casale Sacchetti, che è qui proprio al castello, trovarono quest'altro bellissimo bacco. Questo è Dioniso, bacco, vedete, con sotto pan. Questo invece è finito a Copenaghen. Questo sta a Copenaghen, alla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen. Ecco, quest'altro è un altro Meleagro, questa è un'altra statua come quella lì, che viene qui dal castello De Scalchi, diciamo da Punicum. Questo è finito a Cambridge, nel museo dell'università di Harvard. Questo era un patrimonio statuario che decorava la villa di un piano, probabilmente la villa che c'era qui, e che è finito purtroppo all'estero.
Per fortuna nel 1957 Villa Simonetti, vicino, durante gli scavi, durante dei lavori di sistemazione, trovarono l'Apollo. Questo è un Apollo che, avendolo trovato di recente, per fortuna lo potete ancora ammirare nel Museo Nazionale di Civitavecchia, ma è un pezzo che viene qui, con la Santa Marinella, l'Apollo, che niente può di meno che anche qui una copia, una replica romana di una statua famosa dell'antichità che tutti avete sentito nominare, che è il famoso Colosso di Rodi. No? È una statua che decorava l'ingresso al porto della città di Rodi e nella lì era gigantesca, nella sua forma più ridotta era stata copiata per essere un elemento di decorazione evidentemente della villa di Ulpiano, e questa è la ricostruzione che è stata proposta, l'Apollo. E poi, dulcis in fundo, sempre da qui, durante i lavori di sistemazione nel 59, nel 59, trovano il busto, tutto il pezzo sotto di questa statua che viene identificata abbastanza facilmente come un'Atena. Un'Atena, vedete che c'è l'egida tipica di Atena in mezzo, ma non è un'Atena qualsiasi, è l'Atena Parthenos. Questa è una copia romana più piccola della famosissima Atena fatta da Fidia per il Partenone. È la copia dell'Atena del Partenone fatta da Fidia. E trovata qui. Poi, facendo le ricerche, si sono accorti che nel 1898, se non sbaglio, un certo Bozzari, che aveva scavato qui a Villa Sacchetti, aveva trovato la testa. Questa testa attacca con quella, solo che la testa è finita al Louvre, al Museo del Louvre, la vedete, e invece il torso è rimasto qua, poi però sono riusciti a fare un calco, almeno quello, e quindi al Museo di Civitavecchia, per fortuna, questa statua, bene o male, la potete ammirare. E quindi questa era la decorazione della Villa di Ulpiano, ma poi troppe ce ne sarebbero, inutile adesso scendere nel dettaglio, ed era qua. Andando verso Santa Severa abbiamo un altro complesso importantissimo con la Villa delle Grottacce, vicino a Villa Lessona, no? C'è cioè il curvone, quando si esce o si entra a seconda Santa Marinella, sul mare ci sono i resti di questa gigantesca villa romana, che è una cosa veramente incredibile. Ci sono rimaste tutte le parti sotto, le parti dei magazzini, quello che era la basis, si chiamava, della villa, quella che era sotterraneo, dove c'era la servitù che lavorava, i magazzini, eccetera. La parte nobile è andata completamente distrutta sopra, però in mare c'è rimasta una cosa unica anche qui, che è la peschiera semicircolare, in acqua sta, questa si vede un po' quando c'è bassa marea, e è una peschiera molto particolare. Premesso, le peschiere, al contrario di quello che si pensa e si dice spesso e volentieri, non sono soltanto allevamenti di pesce, perché io sì ho l'allevamento di pesce sotto casa, sono degli abbellimenti delle ville. I romani facoltosi, che se lo possono permettere, per spazio, per far vedere la loro ricchezza immensa, sono senatori, gente che veramente, oggi diremo col quattrino, ama non farsi dentro casa l'acquario con i pesciolini, ma si fa la peschiera, per far vedere ai suoi invitati, facendo i pranzi e le cene, le grandi cenazzi che c'avevano, insomma, che cosa è la loro ricchezza, per collezionare i pesci più esotici e più particolari. No, scusa, non solo, cosa succede? La cosa pazzesca di questa peschiera, poi ne parleremo meglio, ma è che qui c'era il portico che si affacciava sul mare, immaginate di passeggiare su un portico e sotto avete questa peschiera semicircolare che è esattamente un teatro. Ha la forma del teatro greco, no? Con tutta la cavea, l'orchestra, esattamente un teatro messo dentro l'acqua, come schema, il teatro, con la scena che corrisponde al portico, l'orchestra e tutta la cavea tutto intorno. Quindi al posto degli spettatori, dentro a queste vasche ci stavano diversi tipi di pesce, è un teatro messo sott'acqua, e chi passava guardava. Però delle cose, tra parentesi, Santa Marinella vanta anche un'altra priorità e grande curiosità per certi versi, è il sito dove ci sono conservate più peschiere di nuovo in tutto il Mediterraneo. Non solo c'è quella più antica e più grande, ma ce ne stanno numericamente di più rispetto a qualsiasi altro posto, e anche molto belle, particolarmente conservate. Questa è sempre la Villa delle Grottacce, ma è inutile, poi ne parleremo con più calma. Andiamo avanti con altre immagini della Villa delle Grottacce, molto bella e interessante. Ecco, questa è la peschiera invece di Punta della Vipera. Questa sta uscendo sempre da Santa Marinella prima dell'imbocco dell'autostrada, ed è una peschiera anche questa perfettamente conservata, con una vasca centrale rotonda e tutte le altre intorno rettangolari. Guardate,
anche lei stava davanti a una villa che era qui, su cui purtroppo hanno costruito un'altra villa negli anni 60, e quindi è finito qualcosa sotto agli scantinati di quella villa, ma ecco, in mare per fortuna si è conservata la peschiera, che è una cosa eccezionale, ci sono ancora tutte le grate in posto, gli archetti di collegamento tra una vasca e l'altra, è un allevamento di pesce che con piccolo restauro si potrebbe quasi rimettere in funzione. E poi, vado a concludere, l'asse portante di questo territorio, mentre diciamo in acqua c'è il discorso mare ovviamente, il centro della viabilità da sempre, dalla preistoria a oggi, è l'asse della Via Aurelia. Questa è una bella immagine dei carrettieri con le barrozze che portavano i rifornimenti lungo l'Aurelia su ponti come questo che è uscito fuori lì, che tutti conosciamo passando con la macchina, è un ponte medievale, nella sua fase medievale, ma lungo l'asse dell'Aurelia, di nuovo altra priorità di Santa Marinella, c'è il più grande numero di ponti antichi conservato, ce ne stanno 5, 6, 7 volendo anche, di ponti romani, alcuni del III secolo a.C. ancora conservati, quindi a Santa Marina ci stanno le peschiere più importanti, moltissime iscrizioni etrusche, i ponti più importanti e più visibili di tutta la costa, i castelli, non so che altro ci vogliamo mettere, insomma ce n'è tutti i gusti. Questa è un'iscrizione che poi approfondiremo, perché lo studio della storia ci insegna un sacco di cose. Se si fosse letta questa iscrizione un po' di tempo prima del 1981, probabilmente non ci sarebbero stati tutti quei morti nell'inondazione. Questa è un'iscrizione che fa Settimio Severo in Caracalla, relativa al ponte di Apollo, quindi il ponte che sta vicino al tempio di Apollo, che ricorda una cosa molto carina. Tutta questa roba qui serve soltanto per dire Settimio Severo e Caracalla, sono i loro titoli onorifici. Quindi Settimio Severo, Caracalla. Ma qua sotto a un certo punto c'è scritto che ricostruirono a fondamentis, cioè dalle fondazioni, il ponte di Apollo distrutto dalla violenza del mare e dei fiumi. Vuol dire che c'era stato un grande maremoto, c'era stata un'alluvione enorme che ha distrutto il ponte di Apollo, che i ponti romani non erano i ponti quelli nostri, che insomma, ponti romani per buttarli giù, ce ne voleva. Quindi c'era stato un grande maremoto nel 213, probabilmente dopo Cristo, c'è la data. Ed ecco il ponte di Apollo, ma giunto nella fase medievale, questo lo vedete, insomma, lì usato spesso come ricovero per i poveracci. Ma ecco, sono i resti di questo ponte che fino a 100 anni fa, insomma forse qualcosa pure di più, ma funzionava, era ancora visibile. Poi venendo avanti c'è il ponte in cattività, lo chiamo io, il ponte poverino che è stato chiuso dentro una villa privata, che da una parte l'ha tutelato perché magari non era accessibile, dall'altra però è un po' difficile andarci dentro. Eccolo, questo è il ponte di nuovo della Via Aurelia, un ponte del III secolo a.C., ancora conservato con i conci, manca la parte superiore, eccetera. Andiamo avanti e poi arriviamo al nostro ponte che tutti conosciamo, ponte di Via Roma, che è molto interessante, perché conserva anche un pezzo della muratura di rinfianco. Qui la strada saliva così dolcemente e altrettanto dolcemente scendeva di là, perché durante le visite guidate i ragazzi mi dicevano: scusa, ma non scendeva dal ponte, c'era ovviamente una discesa più regolare. Colonne romane quelle? No, no, quelli sono palme. Sotto palme mozzicato dal punteruolo. Di questo poi vi farò vedere, ci sono delle foto degli anni 20, anche prima, molto, molto suggestive, molto belle, che c'è ancora il corso d'acqua sotto. E poi c'è un altro ponte che pochi conoscono a Santa Maniella, perché in realtà sta dentro casa di una signora, che se ricordo mi ci portò l'ex sindaco di Santa Marinella, Silvio Caratelli, che era un carissimo amico. Quando abbiamo iniziato tutta l'avventura del museo, Silvio Caratelli era il titolare della sezione del gruppo archeologico locale, mi portò, ecco lo sta qui, poi Silvio Caratelli si vede perché parte qui, mi portò dentro casa di questa signora, abbiamo attraversato casa sua, poi siamo andati nell'orto, e nell'orto, affacciandosi sul fosso, ci sta il ponte romano. Questo pure è un ponte bellissimo, tra parentesi, molto ben conservato, sta dietro alla stazione praticamente, lì è Pia Siano, Pia Siano, Pia Siano. E poi il gioiello dei gioielli, e io lo dico dal punto di vista storico, ma c'è chi ovviamente ne potrà parlare molto più di me. Questa cosa che abbiamo a Macchia Tonda, la riserva naturale di Macchia Tonda, è non solo importante dal punto di vista naturale, ovviamente per il fatto che conserva queste caratteristiche di ambiente palustre, primordiale, eccetera, ma dal mio punto di vista anche proprio come testimonianza di paesaggi scomparsi.
se voi andate a macchia d'onda e vi guardate intorno, vedete esattamente quello che avrebbero visto in epoca etrusca, in epoca romana, in larghi settori di questi territori. Quindi è un pezzo di paesaggio antico cristallizzato che si è miracolosamente salvato e sta lì, conservato per miracolo per certi aspetti, così come tante altre zone del nostro litorale. Però questo è il suo fascino, è la possibilità ancora oggi di entrare in una macchina del tempo. Io lo vedo da questo punto di vista, poi è chiaro che i naturalisti eccetera ne possono dire 200.000 altri motivi per l'importanza, però sai, quando uno entra in questi paesaggi umidi, vai in quelle che erano le paludi, quello che era il territorio che tutte le nostre generazioni, quelle prima di noi, hanno visto per secoli, per millenni, oserei dire, era questo ambiente qua. Eccolo, a ridosso del mare, degli stagni salmastri che, tra parentesi, per tanti secoli hanno offerto zone portuali, perché bastava che un fiume sfociasse al di là della palude, gli antichi entravano dentro con le barche, con le navi, e si creavano dei porti interni e quindi erano molto protetti anche l'inverno. Però, chiudo in questa maniera, cosa c'entrano adesso questi paesaggi? Introduco la prossima lezione, io la prossima volta comincerò a raccontare il territorio dall'epoca più antica in poi. E tutti siamo sempre abituati a pensare agli antichi come i romani, gli etruschi, qualcuno pensa alla preistoria, eccetera. Ma c'è un periodo immensamente lungo della nostra storia di umanità che è stato il paleolitico, che è durato 2 milioni di anni, 2 milioni di anni, dove c'è stato uno sviluppo umano importantissimo, ma tutto sommato per certi aspetti limitato. E questi sono i paesaggi che sono stati ricostruiti grazie agli studi, ovviamente, di scienziati vari, vicino a noi, che caratterizzavano neanche tanto tempo fa, insomma, tutto sommato, il nostro territorio. E quando prima vi ho fatto l'esempio di questa costa che era lontanissima, ci sono, in base alle variazioni climatiche che si sono succedute in migliaia di anni, qui i ritrovamenti dell'elefante antico e dell'elefante quindi africano, ce ne stanno tantissimi. Questo tratto di pianura costiera che c'era a ridosso del mare era frequentato da questa gente qui, questi animali qui, che hanno lasciato tracce importantissime molto vicino anche a Santa Maria della Coggio, a Castel di Guido, non è tanto lontano, lungo l'Orele c'è un giacimento incredibile che poi vi racconterò. E insieme a quegli animali ci stavano i rinoceronti, ci stavano le zebre addirittura, c'erano cavalli di vario genere, animali che oggi ovviamente non esistono più qui, c'erano questi altri animali qui, che vedete intenti nello scarnificare un animaletto che avevano abbattuto, che hanno lasciato tracce anche nel nostro territorio. Noi abbiamo strumenti del Paleolitico Medio, ho detto, anche forse qualcosa di più antico, che appartengono a questi uomini che hanno popolato il territorio nella più lontana preistoria. Ecco, ho lasciato delle tracce importanti e da lì cominceremo a raccontare la prossima volta tutta la storia. Il Museo del Mare e della Navigazione Antica è il nostro museo, il museo del comune, che si occupa di navigazione di mare, ma che cerchiamo, grazie all'appoggio di tutti quanti, di trasformare sempre più insieme alla biblioteca come due punti importanti per parlare di cultura e per fare cose utili alla crescita civile, insomma, della città, di tutti noi, in maniera molto semplice, come tutto sommato stiamo facendo questa sera. Quindi io vi ringrazio tutti quanti per la pazienza, per essere stati a sentire, e vi do appuntamento alla prossima lezione, che sarà qui sempre il giovedì prossimo, e grazie a tutti. Ciao. Ho una tomba al tuo culo. La palatina ti faccio vedere.